Quando ero piccola sognavo di volare. Un pomeriggio ero in un grande prato verde con mio papà quando ecco sopra di noi un elicottero bellissimo che volava basso basso. Mio padre era di mentalità aperta, forse anche troppo. Indicò il cielo e mi disse: "Quello è l'elicottero del soccorso alpino. Le donne adesso non possono farne parte, ma quando sarai grande chissà, magari sì." Lui mi ha sempre insegnato a sognare. E chi insegna a sognare fa molto di più di chi regala un sogno. Così crescendo ho seguito le mie passioni, sono diventata atleta di snowboard, ho vinto tante gare, qualcuna a livello europeo anche, sono stati degli anni bellissimi. E il bello è che ci sentivamo forti, ma se noi prendiamo un video di snowboard attuale, vediamo che supera addirittura i videogames di quegli anni. È incredibile, no? Come l'essere umano tende a spostare i propri limiti sempre di più e sempre più in fretta. Più facevo l'atleta, più capivo quanto conti maggiormente la nostra forza mentale rispetto a quella fisica e di come la nostra mente possa non solo farci star male o bene, ma anche farci ovviamente vincere o perdere. E lì è nata la mia passione per la scienza della mente, la psicologia. Attualmente la mia professione è quella di psicologa e mi occupo anche di ricerca scientifica, prevalentemente sulle persone che praticano sport estremi come l'arrampicata o il freeride, cioè lo sci o lo snowboard fuori pista. Vi siete mai chiesti perché a qualcuno piace salire una montagna su fino alla cima, finché guardando in giù non vede neanche più dove finisce, vede solo centinaia e centinaia di metri di dirupo? E sta bene così. C'è giusto o sbagliato nello scegliere uno sport? O conta di più seguire se stessi, la propria strada? Beh, che ci piaccia o no, non è possibile proibire a un musicista di suonare, a un artista di creare, a un cantante di cantare, così come non è possibile proibire a un alpinista amante della montagna di scalarla, accarezzarla e viverla. Gli sport estremi sono sempre più diffusi, sempre più praticati anche da donne e bambini e possiamo dire anche sempre più sicuri. Infatti, ad esempio, ormai da anni per chi pratica il freeride esiste lo zaino con l'airbag che può permettergli di salvarsi in caso di distacco del manto nevoso. Forse potreste pensare che chi pratica uno sport estremo sia agitato, turbato, superattivato. Invece, anni di ricerca scientifica ci mostrano che è il contrario. Ho misurato il livello di stress a un centinaio di persone che praticano sport estremi. Lo stress è tensione, attivazione del corpo e della mente. Possiamo pensare che il massimo di stress sia un attacco di panico e il minimo sia il sonno. Ciò che è emerso è molto interessante. Chi fa sport estremi ha un livello di stress davvero basso. Così basso che possiamo dire che si stressi al contrario, cioè facendo poco o niente perché si annoia facilmente. Infatti ha bisogno di molti più stimoli rispetto alla media per sentirsi vivo e tende a funzionare meglio in situazioni complesse, di pericolo o di emergenza. Non a caso la scienza ha chiamato questa categoria di persone sensation seekers, cioè ricercatori di sensazioni. Dopo aver visto tutti questi dati sui sensation seekers, ho pensato, se ci sono persone che si stressano al contrario di altre, neanche la più conosciuta tecnica di rilassamento potrebbe andare bene per tutti. Così ho pensato di idearne una dedicata a questa categoria di persone, una tecnica di rilassamento dinamica per il potenziamento del benessere. Ho messo assieme degli elementi quindi che potenziano il benessere. Ormai è risaputo che la natura ci fa stare bene, migliora il nostro livello di umore. Così, come ambiente per praticare questa tecnica, ho cercato un posto nella natura, un posto silenzioso, tranquillo, con l'aria fresca, senza fonti di distrazione. E ovviamente mi è venuta subito in mente la neve fresca. Così ho chiamato questa tecnica Mindful Freeride, che unisce i benefici della meditazione a quelli del freeride. Con la prima parte di meditazione si impara a rallentare fino ad immergersi nel presente, nel qui e ora, che è l'unico tempo che noi abbiamo.
La parte di meditazione si basa su esercizi di visualizzazione e di respirazione. Noi crediamo di respirare bene, invece in media già dagli 8 anni di età smettiamo di respirare correttamente. Con il respiro possiamo ad esempio migliorare la nostra concentrazione, rallentare i battiti cardiaci e migliorare la qualità del sonno. Dopo questa parte di meditazione c'è la parte di freeride. È un po' difficile descrivere che cosa significhi fare freeride a chi non l'ha mai provato. È qualcosa di veramente incredibile perché è come stare in un'altra dimensione in cui tutto è bianco, è luminoso, il terreno è soffice, infatti si può cadere senza farsi male. È come andare sulle nuvole. La Mindful Freeride prevede quindi l'esercizio fisico, non solo perché questa tecnica è dedicata a chi fatica a stare fermo a lungo, ma soprattutto perché con l'attività fisica avviene il rilascio dei cosiddetti ormoni del benessere, quindi permette di stare meglio. Inoltre si pratica in gruppo e questo fa sì che vengano condivise delle emozioni ricche, delle esperienze veramente intense. Questo permette di rafforzare il senso di appartenenza, che è un bisogno molto importante che tutti noi abbiamo. Inoltre, mentre si pratica freeride, nel nostro cervello accade qualcosa di incredibile. Si attiva l'area del piacere, il cosiddetto circuito della ricompensa, che si attiva quando noi proviamo qualcosa di veramente, veramente intenso. È la sensazione più forte che si possa provare, infatti si attiva anche nell'amore. Pensate che la voglia di attivare questo circuito della ricompensa è talmente elevata da superare addirittura i bisogni primari, come la fame e la sete. È stato visto su uno studio condotto su dei topolini che se gli viene offerta la possibilità di mangiare o di schiacciare una leva per somministrarsi una stimolazione diretta in quest'area cerebrale del piacere, i topolini continuano a schiacciare la leva, dimenticandosi di mangiare e arrivando addirittura quasi a morire di fame. Ecco perché a molti piacciono gli sport estremi. La Mindful Freeride si pratica in condizioni di massima sicurezza. A volte però può capitare che in natura ci siano dei pericoli oggettivi, come il terreno instabile o il maltempo, e può capitare, senza volerlo, di oltrepassare il limite. Il concetto di limite è qualcosa di difficile da definire. Tante volte può essere quel centimetro o quel secondo che separa la vita dalla morte. In ogni caso, su tutti i terreni e in qualsiasi condizione di emergenza interviene il soccorso alpino. Quando ero piccola sognavo davvero di volare in quell'elicottero e mai avrei creduto che un sogno così grande si potesse avverare. Ora sono davvero felice di far parte di questa grande famiglia che è il Soccorso Alpino e di poter permettere a qualcuno che si ritrova in condizioni di pericolo di continuare a sognare.